Allora, io ho ripetuto il giro per 11 volte, quindi ho stretto di nuovo la lavorazione arrivando a fare 11 giri. Adesso stringerò ulteriormente la lavorazione e vi farò vedere naturalmente come fare. Allora, quindi andiamo a fare delle nuove diminuzioni e andiamo a fare 2 catenelle che sono sta prima maglia alta non chiusa. All'inizio del giro e alla fine del giro io non farò diminuzioni, le farò da questo punto. Quindi adesso vado a lavorare normalmente come abbiamo lavorato fino adesso. Quindi vado alla maglia alta successiva e faccio un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme. 3 maglie alte, una sopra ogni maglia alta, quindi una, due. E 3 maglie alte nella seconda delle nostre 3 maglie alte del giro precedente, quindi una, due e 3. E adesso andiamo invece a fare, invece di 4 maglie alte, ne facciamo soltanto 3, quindi una, vado alla maglia alta successiva, 2. Vado alla maglia alta successiva 3 e adesso andiamo a fare la nostra diminuzione e andiamo a fare prendo il filo, vado alla maglia alta successiva e faccio una maglia alta non chiusa. Prendo il filo, vado nella maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Prendo il filo, vado dove ho le 3 maglie alte chiuse insieme e faccio una maglia alta non chiusa. Vado alla maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa e sono a quota 4. Prendo il filo, vado alla maglia alta successiva e faccio un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le maglie alte insieme per un totale quindi di 5 maglie alte chiuse insieme. E adesso continuo e di nuovo vado a fare 3 maglie alte, una sopra ogni maglia alta. Quindi una, due e 3. E mi ritrovo di nuovo dove ho la seconda delle mie 3 maglie alte fatte insieme nel giro precedente e vado di nuovo a fare 3 maglie alte nella stessa maglia di base, quindi una, due e 3. 3 maglie alte, una sopra ogni maglia alta, una, due, 3. Adesso andiamo a fare le nostre 5 maglie alte chiuse insieme, quindi vado nella maglia alta successiva e faccio una maglia alta non chiusa. Di nuovo maglia alta successiva, seconda maglia alta non chiusa. Vado dove ho le 3 maglie alte chiuse insieme e faccio una terza maglia alta non chiusa. Vado nella maglia alta successiva e faccio una quarta maglia alta non chiusa. Vado nella maglia alta successiva e faccio una quinta maglia alta non chiusa. Chiudo le 5 maglie alte insieme, 3 maglie alte, una, ops, scusate, quindi una, due, e 3, e ricomincio da capo facendo le 3 maglie alte nella stessa maglia di base. Quindi continuo in questa maniera, vi farò vedere come terminare il giro e poi come continuarlo senza fare più alcun tipo di diminuzione. Sto arrivando alla fine del giro, ho fatto le 3 maglie alte chiuse insieme e vado a fare le mie solite 3 maglie alte, una, due e 3. E poi le 2 maglie alte chiuse insieme, quindi una maglia alta sopra la maglia alta, un'altra maglia alta sopra le 2 maglie alte chiuse insieme. Chiudo le 2 maglie alte. Allora, io adesso mi provo un attimo il cappottino come sta venendo, vedo se posso continuare così o se devo fare qualche altra diminuzione e naturalmente vi farò sapere. Allora, ho provato il cappottino e devo stringere ulteriormente. Sono arrivata quasi all'altezza della vita e voglio stringere perché io voglio che nella vita mi vada un po' più stretto rispetto al resto, non strettissimo, che comunque non lo voglio proprio aderente, però comunque più stretto. E per fare ciò io devo fare di nuovo ultima diminuzione perché poi deve salire tutto stretto rispetto al basso. Quindi vado a fare subito adesso di nuovo le altre diminuzioni. Voi però provate, se vedete che non è molto largo, potete non fare più alcun
tipo di diminuzione. Se come me volete diminuire ancora, andate a diminuire. Io naturalmente dopo l'ultima diminuzione vi dirò quanto adesso mi è largo, perché naturalmente io ho preso la misura sotto, quindi so quanto è largo il cappotto, e vi dico adesso quanto sarà largo dopo l'ultima diminuzione. Per fare l'ultima diminuzione io vado a fare in questa maniera. Di nuovo vado a fare 2 catenelle che sono sta prima maglia alta. Vado alla maglia alta successiva e faccio una maglia alta non chiusa. Vado alla maglia alta successiva e faccio un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le 2 maglie alte insieme. 2 maglie alte, una sopra ogni maglia alta successiva, quindi una e due. 3 maglie alte sopra la maglia alta successiva, che è la seconda delle 3 maglie alte del giro precedente, quindi una, due e tre. E adesso vado a fare 2 maglie alte, una, vado alla maglia alta successiva e 2, e di nuovo vado a fare 5 maglie alte non chiuse, quindi vado alla maglia alta successiva e realizzo una maglia alta non chiusa, vado alla maglia alta successiva, seconda maglia alta non chiusa, vado dove ho le 5 maglie alte e faccio una maglia alta non chiusa. Vado nella maglia alta successiva e faccio la mia quarta maglia alta non chiusa. Vado nella maglia alta successiva e faccio un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le mie 5 maglie alte. 2 maglie alte, una sopra ogni maglia alta, quindi una e due. Sono arrivata dove ho la seconda delle mie 3 maglie alte e vado a fare quindi le mie 3 maglie alte. Una, rientro 2, rientro 3 e di nuovo 2 maglie alte, una, e vado nella successiva 2 e di nuovo le mie 5 maglie alte chiuse insieme, quindi una maglia alta non chiusa, vado nella maglia alta successiva, seconda maglia alta non chiusa, vado dove ho le 5 maglie alte chiuse insieme e faccio la maglia alta non chiusa, vado dove ho la maglia alta successiva e faccio una quarta maglia alta non chiusa, vado dove ho la maglia alta successiva e faccio un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le 5 maglie alte insieme. 2 maglie alte, una. Vado nella successiva 2 e di nuovo vado a fare le mie 3 maglie alte. Quindi continuo a fare questa diminuzione fino ad arrivare alla fine del giro e vi faccio vedere come fare come finire il giro e fare l'ultima diminuzione. Sto arrivando alla fine del giro, ho fatto le 3 maglie alte chiuse insieme e adesso vado a fare 2 maglie alte, una, vado alla maglia alta successiva 2 e adesso vado a fare 3 maglie alte chiuse insieme, quindi vado alla maglia alta successiva e realizzo una maglia alta non chiusa, vado alla maglia alta successiva, seconda maglia alta non chiusa, vado dove ho le 3 maglie alte chiuse insieme e faccio una terza maglia alta non chiusa. Chiudo le 3 maglie alte insieme. Adesso vi faccio rivedere il giro senza fare più diminuzioni. Quindi io mi giro con il lavoro e girata con il lavoro vado a fare 2 catenelle che sono sta prima maglia alta non chiusa, una maglia alta sopra la maglia alta successiva non chiusa naturalmente, chiudo le 2 maglie alte insieme, 2 maglie alte, una sopra ogni maglia alta, una, due, 3 maglie alte sopra la maglia alta successiva, che è la seconda delle 3 maglie alte del giro precedente, 1, 2 e 3, scusate, mi devo tirare un po' di filo, eccomi, e di nuovo 2 maglie alte, 1 e 2, e adesso vado a fare 3 maglie alte chiuse insieme. Quindi vado alla maglia alta successiva e realizzo una maglia alta non chiusa. Vado dove ho le 5 maglie alte e realizzo una seconda maglia alta non chiusa. Vado nella maglia alta successiva e faccio una terza maglia alta non chiusa. Chiudo le 3 maglie alte insieme. 2 maglie alte, una e due. E ricomincio da capo andando a fare quindi le mie 3 maglie alte nella stessa maglia di base. Quindi vedete, io ho stretto tanto, da avevo prima 5 maglie alte che mi separavano le maglie alte chiuse insieme, le 3 maglie alte nella stessa maglia di base, adesso sono passata ad averne 2. Continuo così e naturalmente adesso vi dirò quanto sono andata a stringere, quindi quanto mi misura adesso di larghezza il mio cappotto.
Allora, io all'inizio come larghezza avevo 126 centimetri, adesso con le diminuzioni sono arrivata a circa 98 centimetri. Ora realizzerò dei giri senza più diminuzioni, penso due giri, e vedremo, mi riproverò il cappotto per vedere se va bene come diminuzione o se devo fare un'ulteriore diminuzione. Presumo di no, non dovrei farne ancora, però voglio essere sicura, quindi adesso farò altri due giri senza alcuna diminuzione. Se provando il cappotto vedo che la diminuzione va bene così, continuerò a lavorare fino ad arrivare all'altezza degli scalfi. Se invece mi accorgo che devo fare un'ulteriore diminuzione, ve lo farò sapere e vi dirò naturalmente quante diminuzioni ho fatte. Ho fatto, in realtà posso fare soltanto un'altra diminuzione, però vediamo un po' come va. Allora, io ho ripetuto il giro per 11 volte e sono arrivata a mettere i marcatori per dividere la parte dietro dalla parte avanti. Allora, io per dividere sono andata a contare le mie ondine, ne ho un totale di 11, quindi ne ho messe 5 dietro e 6 avanti, 3 per parte. Vedete, per le ondine qui ho i tre gruppi di maglie alte nella stessa maglia di base, 3 maglie alte nella stessa maglia di base, 3 maglie alte nella stessa maglia di base, quindi 3 ondine, e dove ho le 3 maglie alte chiuse insieme subito dopo ho messo il mio marcatore. Stessa cosa da quest'altro lato, 3 ondine, 1, 2, 3, dopo la terza sono andata a mettere il marcatore dove ho le 3 maglie alte chiuse insieme. E adesso vi faccio vedere come continuare a fare il nostro giro, ma vi faccio vedere come terminare il giro e come riniziarlo. Allora, vado direttamente a lavorare e io quindi adesso vado a lavorare normalmente come stavo lavorando fino adesso. Scusate, mi devo tirare il filo. Ok, eccomi. Allora, e vado a fare in questa maniera. 2 catenelle che sono mia prima maglia alta non chiusa. Vado alla maglia alta successiva e faccio una seconda maglia alta non chiusa. Chiudo le mie maglie alte. E poi vado a fare normalmente le mie 3 maglie alte, scusatemi, le 2 maglie alte, 1 e 2, e poi le 3 maglie alte dove ho le 3 maglie alte, la seconda delle 3 maglie alte del giro precedente. Quindi io lavoro normalmente, però vi faccio vedere come terminare il giro e come poi riniziarlo, perché dobbiamo arrivare qui dove abbiamo il nostro marcatore. Sono arrivata vicino dove ho il mio marcatore. Ho fatto le 3 maglie alte nella stessa maglia di base. Vado a fare 2 maglie alte, 1 e 2, e poi vado a fare 2 maglie alte chiuse insieme. Quindi una maglia alta dove ho la maglia alta successiva non chiusa e un'altra maglia alta non chiusa dove ho invece il mio marcatore, quindi dove ho le 3 maglie alte chiuse insieme. Vado a chiudere le 2 maglie alte. E adesso mi giro con il lavoro. Dunque, io ho ripetuto il giro sia avanti che dietro per 10 volte e una volta fatto questo, sia da questa parte che da quest'altra parte, sono andata a cucire sulle spalle. Per cucire io ho cucito circa 9 centimetri, quindi dall'esterno verso l'interno 9 centimetri. Ripeto, allora io ho ripetuto il giro 10 volte sia entrambi i lati che dietro e poi sono andata a cucire qui sulle spalle per 9 centimetri. E adesso andremo a fare la manica e come per fare la manica utilizzeremo sempre lo stesso motivo, quindi lo stesso punto e anche lo stesso numero di uncinetto. E vi faccio vedere come. Per la lavorazione quindi io continuerò a lavorare con l'uncinetto il numero 5 e mi aggancio sotto a dove ho il mio scalfo per la manica e vado a fare le mie 5 maglie, scusatemi, le mie 3 catenelle che equivalgono alla mia prima maglia alta, quindi mi aggancio e vado a fare le 3 catenelle che sono mia prima maglia alta. Rientro dentro e vado a fare altre 2 maglie alte, 1 e 2, e poi vado a fare 3 maglie alte, una però ognuna separatamente, quindi una, quindi vado dove ho la maglia alta qui orizzontale e faccio una maglia alta. Ops, ho preso 2 volte il filo. Vado nella maglia alta orizzontale successiva e faccio una seconda maglia alta. Vado nel foro successivo qui e vado a fare una terza maglia alta. Adesso devo fare le 3 maglie alte chiuse insieme e vado a fare in questa maniera.
entro nel primo foro che vedete qui e vado a fare una maglia alta. Prendo il filo, salto il secondo foro, vado dove ho la maglia alta orizzontale, faccio una seconda maglia alta non chiusa, salto il foro piccolo, vado direttamente dove ho la maglia alta successiva e faccio un'altra maglia alta non chiusa, chiudo le tre maglie alte insieme e di nuovo 3 maglie alte. Quindi vado nel foro e faccio una maglia alta, vado nel foro successivo e faccio una seconda maglia alta, vado nel foro successivo e faccio una terza maglia alta e ricomincio da capo. Vado nel foro successivo e faccio le mie 3 maglie alte, una, rientro, 2, rientro, 3. 3 maglie alte lavorate separatamente, quindi una maglia alta dove ho la maglia alta orizzontale, una dove ho il foro piccolo, una nella maglia alta orizzontale successiva, 3 maglie alte chiuse insieme, quindi una nel foro, salto il foro successivo, vado in quello ancora dopo e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa, salto un foro, entro ancora in quello successivo e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa, chiudo le 3 maglie alte insieme, vado a fare le mie 3 maglie alte, quindi entro nel foro e faccio una maglia alta, vado nella maglia alta orizzontale successiva e faccio una maglia alta, vado nella maglia nella maglia alta orizzontale successiva e faccio un'altra maglia alta. Quindi io mi giostro in questa maniera per fare il mio ventaglio, quindi scusate, il mio motivo. Quindi io vado a fare un ventaglio dove ho 3 maglie alte nella stessa maglia di base, 3 maglie alte e poi 3. Io comunque adesso andrò a lavorare in questa maniera, vi dirò quante onde ho fatto, naturalmente vi farò vedere come si termina il giro e poi come si andrà a fare sempre lo stesso giro, quindi continuo in questa maniera, vi dirò alla fine quante onde ho fatte per farvi capire quanti motivi sono andata a fare. Allora, sto terminando il giro della manica, alla fine io ho fatto 4 onde, ossia ho ripetuto per 4 volte le 3 maglie della stessa base. A questo punto chiudo il giro andando a fare una maglia bassissima all'interno della terza catenella. E adesso io devo sempre fare lo stesso giro e vado a fare in questa maniera. Con una maglia bassissima mi porto dove ho la seconda delle mie 3 maglie alte. E vado a fare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta e di nuovo rientro e vado a fare altre 2 maglie alte, quindi una e 2. E poi vado a fare 3 maglie alte, una sopra ogni maglia alta successiva, quindi una, 2 e 3. Adesso vado a fare le 3 maglie alte chiuse insieme, quindi entro nella maglia alta successiva e vado a fare una maglia alta non chiusa, entro dove ho le 3 maglie alte chiuse insieme, faccio un'altra maglia alta non chiusa, entro nella maglia alta successiva e faccio una maglia alta non chiusa, chiudo le 3 maglie alte insieme e di nuovo 3 maglie alte, una sopra ogni maglia alta, 1 2 e 3, e vado a fare le 3 maglie alte nella stessa maglia di base, 1 2 e 3. Continuo così per tutto il giro, vi farò vedere come terminare il giro e poi, come vi ho detto, questo è il giro che andremo sempre a ripetere. Sto per terminare di nuovo il mio giro, ho fatto le 3 maglie alte chiuse insieme, adesso devo fare 3 maglie alte, quindi una sopra ogni maglia alta, quindi 1 2, e la terza la vado a fare dove avevo fatto la chiusura del giro, vedete qui, e quindi di nuovo chiudo il giro andando a fare una maglia bassissima all'interno della terza catenella, maglia bassissima per andare nella seconda maglia alta, e ripetiamo facendo le nostre 3 catenelle e rientrando e facendo di nuovo le nostre 2 maglie alte, 1 e 2. Quindi dovete solo ricordarvi che quando state finendo il giro le tre maglie alte finali saranno 2 sopra le 2 maglie alte e la terza dove abbiamo fatto la maglia di chiusura. Quindi questo è il giro che andremo sempre a ripetere per tutta la lunghezza della nostra manica.
ho terminato la mia manica, io ho ripetuto il giro per 35 volte. E adesso vado a fare la seconda manica e poi deciderò se fare un bordino intorno al cappotto per la chiusura. Allora, ho fatto un piccolo collettino di tre giri di maglie basse. Sono andata a fare una maglia bassa sopra ogni maglia alta. Naturalmente, dove ho le tre maglie alte chiuse insieme, ho fatto una maglia bassa e quindi sono andata a fare tre giri di maglie basse. Adesso farò due giri o tre giri di maglie basse anche intorno all'apertura, ma non tutta, solo da dove mi inizia proprio la chiusura. Mi sposto con la telecamera così ti vede bene. Quindi vedete, partirò da sempre dal bordino del collo e farò giri di maglie basse, però ad arrivare qui dove ho fatto la parte sfiancata del mio cappotto, quindi penso per una quarantina di centimetri totali, e farò 2-3 giri per poter mettere il bottone. Naturalmente, per le asole, per con la decisione dei bottoni da prendere, io vi dirò quante asole ho fatto, quanti bottoni ho messo, però qui dipende molto da voi, dai tipi di bottoni che volete metterli, più grandi, più piccoli. Io adesso farò le asole per i bottoni che voglio mettere io, poi vi farò vedere una volta cuciti, vi dirò comunque quanti giri ho fatto e naturalmente quanto ho distanziato i vari asole per fare passare appunto i bottoni. Allora, sono andata a mettere i bottoni, ho fatto giri di 3 maglie basse sia da un lato che dall'altro lato, e per mettere i bottoni io alla fine ne ho messi 4, 1, 2, 3 e 4, li ho distanziati di circa 14 centimetri, quindi 14 centimetri ho fatto un secondo una seconda asola, dopo 14 altro, comunque ho contato anche le maglie basse che mi separano i vari bottoni. Allora, sono partita con 2 maglie basse, ho fatto la prima asola, 13 maglie basse, ho fatto la seconda asola di 2 catenelle, e di nuovo 13 maglie basse, asola di 2 catenelle, 13 maglie basse, asola di 2 catenelle, e ho terminato con 4 maglie basse. Qui sul davanti ne ho fatte soltanto 2, perché comunque io qua ho anche il collo, quindi potevo farne 4 e quindi andare sopra il collo, ma il collo lo voglio separato, quindi senza bottone. Per questo possiamo dire che il nostro cappotto sfiancato è terminato. Al cappottino sfiancato io ho deciso di abbinare uno scaldacollo, e per poter fare qualcosa di particolare che dia vivacità al cappotto, che comunque l'ho fatto monocolore, ho deciso di utilizzare il filato nuovo della Mistrico Filati linea moda, che ha l'effetto del velluto. Il colore che ho scelto io è lo 01, che è questo sfumato bianco e beige molto chiaro, quindi è un bianco, in realtà quasi un bianco avorio, se così vogliamo dire. Comunque è un colore veramente molto carino, che si abbina tantissimo al colore marrone del mio cappotto. Allora, io la lavorerò con i ferri del numero 7. Ho montato 18 catenelle e la lavorazione sarà semplicissima, perché come potete vedere è un filato già particolare, quindi se andiamo a fare qualche motivo particolare non si nota, e quindi vado a lavorare tutti i ferri sempre a diritto. Quindi una lavorazione molto semplice, faremo in modo che sia il filato a dare particolarità alla lavorazione, quindi alla creazione, scusatemi. Quindi montate le nostre 18 catenelle con i ferri del numero 7, vado a lavorare sempre dritto tutti i miei giri, e poi andremo a cucire alla fine il nostro scaldacollo, perché questo serve. Adesso faremo un lungo rettangolo, io penso che utilizzerò almeno 2 gomitoli, perché ogni gomitolo è solo 95 metri, anche se è 100 grammi, quindi mi serviranno sicuramente 2 gomitoli per poter fare uno scaldacollo. Però come vi ho detto, la lavorazione sarà molto semplice, perché tanto è particolare il nostro filato, quindi lavoreremo tutti i ferri in questa maniera a diritto. Al cappottino sfiancato io ho deciso di abbinare uno scaldacollo, e per poter fare qualcosa di particolare che dia vivacità al cappotto, che comunque l'ho fatto monocolore, ho deciso di utilizzare il filato nuovo della Mistrico Filati linea moda, che ha l'effetto del velluto. Il colore che ho scelto io è lo 01, che è questo sfumato bianco e
beige molto chiaro, quindi è un bianco in realtà quasi un bianco avorio, se così vogliamo dire. Comunque è un colore veramente molto carino che si abbina tantissimo al colore marrone del mio cappotto. Allora, io la lavorerò con i ferri del numero 7. Ho montato 18 catenelle e la lavorazione sarà semplicissima perché, come potete vedere, è un filato già particolare, quindi se andiamo a fare qualche motivo particolare non si nota. E quindi vado a lavorare tutti i ferri sempre a diritto. Quindi una lavorazione molto semplice, faremo in modo che sia il filato a dare particolarità alla lavorazione, quindi alla creazione, scusatemi. Quindi montate le nostre 18 catenelle con i ferri del numero 7, vado a lavorare sempre dritto tutti i miei giri. E poi andremo a cucire alla fine il nostro scaldacollo, perché questo serve. Adesso faremo un lungo rettangolo. Io penso che utilizzerò almeno due gomitoli, perché ogni gomitolo è solo 95 metri, anche se è 100 grammi, quindi mi serviranno sicuramente due gomitoli per poter fare uno scaldacollo. Però, come vi ho detto, la lavorazione sarà molto semplice perché tanto è particolare il nostro filato. Quindi lavoreremo tutti i ferri in questa maniera a diritto.